Eccoci ancora qui su By Night Roma, insieme a me c'è Andrea Di Traglia. Ciao, ciao Andrea. Ciao. Allora, Andrea adesso ci porterà nella sua azienda agricola, sì. Appunto azienda agricola Di Traglia. Allora, sì. Raccontaci la storia della tua azienda agricola. Allora, la mia azienda agricola nasce oltre 35 anni fa dall'azienda, dall'idea di mio padre, di nostro padre, parlo anche in nome di mio fratello, che ha iniziato a lavorare grano, cereali in genere, uh-huh. E anche seguendo un po' l'andamento del mercato, visto che negli ultimi anni il prezzo del grano italiano è sceso molto a causa di importazioni dall'estero che hanno un po' minato il valore, abbiamo deciso insieme a mio fratello di trasformare, sì, il prodotto. E quindi dal grano, nello specifico dal frumento, abbiamo deciso di produrre farine macinate a pietra e nello specifico il grano duro di produrre anche pasta artigianale. Bene. E abbiamo anche altri progetti in ballo, insomma, di fare anche farina e pasta con altri tipi di cereali per coprire più zone del mercato, ecco. Bene, diciamo. Quindi anche c'è speranza anche per me che non posso mangiare il glutine, stai dicendo? Sì, sì, c'è speranza. C'è, no? Non so a noi quando riusciremo a soddisfarti. Mi fate un cenno quando, sì, quando sì, ci sarà speranza anche per me. Quindi dicevi, producete e fate anche pasta, sì, farine di varie tipologie. Allora, dicevamo prima dell'intervista che, sì, le farine che noi conosciamo sono quelle, diciamo, al supermercato, sono la 00, proprio la più venduta, la più, sì, utilizzata, che è la più quella raffinata. Quella più industriale. Esatto, sì, più industriale. E la 00, che nemmeno troppo si trova nel supermercato. Sì, che alla fine è quasi uguale, è solo leggermente meno raffinata, ma sono quasi equivalenti. Esatto. E tu invece quali tipologie di farine fate? Noi, come anticipato, produciamo farine macinate a pietra e quindi proprio fisicamente non è possibile produrre farine 0 e 00, in quanto il mulino a pietra non riesce a... diciamo, la pietra mantiene le proprietà del grano. Ecco, quello ti volevo chiedere, qual è la qualità che rimane, sì, rispetto, esatto, alla raffinata? E produciamo farine nello specifico che sono chiamate di grano tenero di tipo 1, tipo 2 e integrale. Questa tipologia, diciamo, dipende dal livello di setacciamento che avviene dopo la macinazione. Mm-hmm. Infatti io stesso fino a poco tempo fa farine di tipo 1 e di tipo 2 non... E io infatti poco fa ti ho detto non le ho mai sentite, non le conoscevo. Ho iniziato a vederle da poco. Ovviamente sono farine intermedie, sono la tipo 2, possiamo chiamarla una semi integrale, praticamente, uh-huh, è come se fosse una farina integrale al 50%. Okay. E una tipo 1 è ancora più setacciata, diciamo un po' più fina, okay, in modo di dire, in cui le fibre di grano sono sminuzzate, tra virgolette, maggiormente rispetto alla tipo 2. Uh-huh. Però la cosa importante è che in queste farine viene mantenuto la fibra, i sali minerali, tutte le proprietà che sono nel grano, che ad esempio nelle farine 00 sono completamente smolecolate. Ah, ecco. La cosa importante che ci andiamo a sottolineare è questa. Bene. E che soprattutto produciamo queste farine con il nostro grano di produzione propria. Ecco, questo è importante dirlo, Andrea, il, sì, grano è il vostro. Sì, quindi non affronta né viaggi da nazioni estere, non ha trattamenti pesanti e soprattutto è chilometro zero. Ecco, okay. E poi ci dicevi che tu fai anche la pasta, fate, sì, anche la pasta. Con la farina di grano duro in accordo con un pastificio che ci produce anche la farina, sì, dove c'è anche il mulino a pietra. Ci facciamo produrre con il nostro grano pasta artigianale, che è profondamente diversa dalla pasta a cui siamo abituati a comprare al supermercato, la pasta industriale, ecco. Perché il punto focale, che in pochi sanno, anzi penso quasi nessuno, lo sappiamo neanche noi, è il metodo di essiccazione della pasta, che nel nostro caso viene effettuata in 22-23 ore. E poi rimane dura come la pasta, sì, quella diventa che pasta secca, okay, come quella che vedi, pennette, eccetera, eccetera. Invece a livello industriale viene essiccata a temperature eccessivamente alte, sì, in 2, 3, 4 ore.
E questo fa perdere gran parte delle proprietà del... Invece volei essiccata in quante ore, mi dicevi? Quasi un giorno intero, 22-23 ore. Ecco, sì. Quasi un giorno e intero. E a temperature molto basse, intorno ai 40 gradi. E la farina che utilizzate per fare questa pasta è di... Farina di grano duro. Di grano duro. Sì. Ma che tipologia di pasta fate? La classica pasta che si può incontrare in tutti i supermercati. Quindi pennette, i fusilli, le tagliatelle, eccetera. Ci sono eccetera. Anche tagli strani, particolari, quelli più... Particolari abbiamo ad esempio i rastrelli, che sono... cioè praticamente come un rastrello. Sì. C'è praticamente il rastrello Sì, sto cercando sabbia, no? di immaginare. È come se fosse... Sì. Al nord li chiamano radiatori. I radiatori. Infatti assomigliano a dei radiatori. Se c'è qualche ascoltatore del nord che ci ascolta. Io non l'ho mai visti. Può essere che io non li abbia mai visti al supermercato. Non li vendono, mi sa. No, vero? Non l'ho mai visti neanche io, sinceramente. Non li ho mai visti. Io mi fermavo alle fettuccine, bucatini, spaghetti, rigatoni. Sì, no, pennette. No, abbiamo... Quindi ci teniamo spaziate, anche a queste ecco. cose, perché magari la gente vede prodotti un po' più particolari. Esatto, anche, no, anche perché essendo un prodotto fatto in casa, anche solitamente si può anche variare con la forma. Sì, 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 infatti abbiamo diversi formati, una decina circa, quindi ecco. C'è ampia scelta. E mi dicevi, Andrea, che è possibile quindi venire nella tua azienda agricola per comprare questi prodotti, comprare sia le farine o la pasta? Sì, non abbiamo esattamente un punto vendita ancora, abbiamo uno stoccaggio. Mm-hmm. Quindi chi è in zona certo. e ci cerca ovviamente può venire, però siamo piuttosto noi che andiamo... Siamo un po' itineranti, insomma, seguiamo, andiamo in muovete. Giro per i mercati, feste in zona e ci proponiamo al pubblico. Ecco, e voi vi trovate a via Sandro Pertini 1, sì, Bracciano, sì. Vicino al lago proprio siete? Sì. C'è il lago di... non proprio vicino, però... Va bene, però vi muovete pubblica, nella zona, sì. Ma vi muovete anche in zona proprio Roma? Vi spostate fino a qui? Per il momento ancora non ci siamo allargati più di tanto, però proponiamo di farlo. Se qualcuno che ci ascolta volesse però venire a prendere la pasta da voi, potrebbe? Assolutamente sì. Ok. E allora, ma sicuramente ci sarà qualcuno che ci ascolta, chi non vuole mangiare la pasta, pasta fresca? Buona. Esatto. Poi fatta da voi, il grano è il vostro, la sì, lavorazione è la esatto. vostra e anche la scelta delle forme particolari come questa che ci dicevi al rastrello, sì. che adesso me l'andrò a guardare su Google. Perché ormai mi hai messo la curiosità. Allora, io ricordo l'indirizzo della tua azienda agricola, della vostra azienda agricola, sì. Che è via Sandro Pertini 1 a Bracciano. Esatto. E il contatto di Facebook è Azienda Agricola di Traglia, sì. appunto il tuo cognome. Esattamente, sì, il nostro cognome. Azienda Agricola di Traglia e nulla. Niente, e io direi aspettiamo che vengano numerosi. Esatto, ripetiamo l'indirizzo è via Sandro Pertini 1 Bracciano Roma. Se vuoi posso dare anche il numero di telefono. Sì, certo, come no. Il numero di telefono per l'azienda agricola, quindi pasta e farine fatte in casa, è 320 66 36 001, oppure il 328 53 70 885. Il contatto Facebook è Azienda Agricola di Italia. Allora io ti ringrazio, Andrea, per Grazie essere stato qui con noi e per averci insegnato qualche trucchetto sì. sulla pasta fresca. Voi rimanete sempre qui su Radio By Night Roma, la radio della notte romana.